Giovanni, guarda che carina quella coppia. Sono un po' invidiosa. Mi piacerebbe sentirmi come quella donna. È Ma perché io non ti faccio sentire così? che si vede proprio che lui è innamorato di lei. Mi piacerebbe che mi facessi sentire un po' di più che ci tiene a me. È romantico. Serena, essere romantico non significa necessariamente amare un'altra persona. O pensi che siccome io di natura non sia romantico, non mi importi nulla di te? Che l'amore si dimostra con i gesti. Sì, ma bisogna anche saper valutare la natura di quei gesti. A volte non serve essere plateali per dimostrare l'amore. Non lasciarti ingannare dall'apparenza, Serena. Cosa vuoi dire? Che l'amore non è solo romanticismo, ma è composto da tanti piccoli gesti nel quotidiano che poi via via uno tende anche a non considerare perché ormai ci si è abituati. Che poi il sentimento vero mica si nota quando le cose vanno bene. È nel momento del bisogno che bisogna dimostrare l'amore. La verità è che tu non vuoi mostrare un bel niente. Chi non ha dei gesti vuol dire che ha il cuore vuoto. Io non voglio stare con un uomo dal cuore vuoto. Cosa vuoi dire con questo, Serena? Che penso di meritare qualcosa di più. Tu non mi fai sentire abbastanza donna. È finita, Giovanni. Ah, è così. Ma ascoltami, Serena. Non perché il mio modo di amare è diverso significa che sia sbagliato. Si può amare qualcuno dal profondo del cuore, pur dimostrando poco. Così come si possono fare dei gesti plateali, pur avendo il cuore vuoto. Posso? Non è un buon momento. Lo credo. Non ho potuto fare a meno di sentirvi e in tutta franchezza ritengo che lei abbia preso una giusta decisione. Ah sì? Lei la pensa come me? Beh, io penso che il romanticismo debba essere la base di ogni vera relazione. E con tutto rispetto, lei, sì, lei se ne merita quotidianamente. A tal proposito, prego, le offro un bicchiere di vino. Va bene, però uno soltanto. Uno basterà. Serena sembra aver trovato l'amore esattamente come lo desiderava. Ogni giorno Alessio fa qualcosa di nuovo inaspettato che la fa sentire sempre al centro dell'attenzione desiderata. Serena finalmente vive quello che aveva sempre sognato. Alessio è così romantico. Continua a sorprenderla con grandi gesti e regali che la ammaliano. Tutto sembrava proprio come nelle favole per lei, ma si era così tanto lasciata coinvolgere dalle apparenze che aveva dimenticato che la vita è fatta anche di momenti di difficoltà e non solo rose e fiori. Così un giorno si ritrova catapultata nella realtà. Tesoro, puoi andare in farmacia a prendere le medicine che le ho quasi finite? Ancora, le finite. Non puoi andarci tu. Alessio, ho 39 e mezzo di febbre da 5 giorni, riesco a malapena ad alzarmi dal letto. Dai, tesoro, così magari poi ci vediamo un bel film romantico insieme. Quale film? In queste condizioni io di certo non ti posso avvicinare. Dai. Va bene. Almeno puoi pensare tu alla cena. E non mi sento bene per niente. Mi farebbe bene una cosa calda. Serena, te l'ho spiegato prima. Sto cercando di organizzare una festa sorpresa con Carlo. Mi starà già aspettando giù ormai. Dai! Quindi mi lasci sola nel momento del bisogno? Ho capito. Tesoro mio, ascoltami.
Qualche linea di febbre non è la fine del mondo, d'accordo? Puoi anche cercare di cavartela da sola nella vita. Senti, facciamo che tu non trovarti quando sarai guarita, va bene? Non preoccuparti, poi ti porto in un posticino tranquillo. Se non mi sei vicino nel momento del bisogno, non c'è bisogno che vieni quando sto bene. Bene. Allora, per me è finita qui. Mi sembra di stare con mia madre, non con la mia fidanzata. Se ti serve una badante, prendi una persona e la paghi, d'accordo? Ciao. Grazie per essere venuto. Ma come hai fatto a entrare? Beh, intanto ti ricordo che io ho ancora le chiavi. E poi non mandava di farti alzare. Ti devo delle scuse. So che sei l'ultima persona che avrei dovuto chiamare. Infatti mi sono vergognata tantissimo. Ho capito che tutti i tuoi piccoli gesti quotidiani erano perché ti prendevi cura di me. Costantemente. E io non gli ho dato la giusta importanza. Non l'ho capito. Mi puoi perdonare? Serena, Serena. Anche se continuo ad amarti, questo non vuol dire che riuscirò ad amarti come vuoi tu, ma soprattutto farti sentire donna come vuoi. No, Giovanni, aspetta. Avevi ragione tu. Si può amare una persona dal profondo del cuore pur mostrando poco, e si possono fare anche gesti eclatanti avendo un cuore vuoto. Io lo sapevo che l'avresti realizzato un giorno. Sono proprio contento. Sì. Ok. Rimango. Che vuoi dire? Mi hai perdonato? Che ti ho sempre amata. Che ti amo e continuerò ad amarti. Certo che ti perdono. E poi non potrei mai lasciarti in questo momento. Anzi, sai che faccio? Adesso vado di là e ti preparo qualcosa di caldo. Grazie per essere con noi. Speriamo che la storia ti sia piaciuta. Condividendo questo video puoi avere anche tu un impatto nella vita di qualcuno, donando un forte messaggio.